Benvenuti sul canale ragazzi, io sono Lilla e oggi voglio farvi vedere delle cose molto marshmallowse, mi ricordano molto i marshmallow. Infatti voglio aprire degli squishy dedicati ai My Little Pony. Sì, avete capito bene, non solo roba squishosa, ma addirittura dedicata ai My Little Pony. E poi in edicola in questo momento possiamo trovare i cuccioli di un'edizione della Barbie. E non vedo l'ora di aprirli, morbidi e tenere, tutti da accarezzare, quindi mi sembrava molto molto interessante andare a vedere com'erano. Iniziamo con l'analizzare la scatoletta, che è super deliziosa, di questi Super Squishy. Super Squishy fa questa serie appunto di Super Squishy dedicata a tantissime serie. L'altra volta avevo preso un bel po' di tempo fa la serie dedicata alle principesse Disney e mi era capitata Rapunzel e... dove vai Rapunzel, sei sempre in giro? E Aurora. Eccola qua. Questa volta è dedicata ai pony e sono già alla sesta serie, quella delle Disney, principesse Disney era la prima mi sembra. A questo punto apriamo e ci dovrebbe essere un'apertura più o meno facilitata. Eccola qua. Ok, ora posso aprire questo bellissimo scatolo, questo scatolo... No! Vedo del rosa e morbidissimo rispetto... Ah, ecco, questi sono proprio squishy, dentro c'è tipo dell'acquetta. Wow! Allora, voglio farvi vedere più da vicino come trema Pinkie Pie quando la appoggiate. È proprio super squishosa. Vedete che trema? Ah, è troppo carina! Cioè, orecchie giganti e questo... Oh, si alzano i capelli anche! È molto molto morbida, cioè la potete tirare tutta, la sensazione è proprio... Oh, fa che rumore! Vabbè, carinissima! Apriamo la prossima, vediamo qual è il compagno di Pinkie Pie. Allora, Pinkie Pie, chi vorresti come amico? Vediamo un po' chi ti farà compagnia. Allora, io non so, ma oltre che a torturarli gli squishy, che ci fate voi? Domanda. Lasciatemi un commento e fatemi sapere. Poi io li torturo, poi li lascio in bella vista. E idem con questi poveri pony, faranno questa fine. Chi è? Wow! No, è fatta benissimo! Molto più leggera, cioè Pinkie Pie pesa un chilo. Vediamo se anche lei fa le bolle. Oh, il corno! Ma hai peli. Eccoli qui tutti insieme, secondo me sono molto deliziosi e super super squisciosi. Mi sembrava la principessa Decadence, spero di pronunciarla bene, sbaglio sempre il suo nome, ma ha un marchio che non conosco, un cutie mark che non mi ricordo. Se ve lo ricordate lasciatemi per favore un commento, perché non sono sicura che pony mi sia capitato. Che pony, non neanche un pony, un alicorno. Quindi aiutatemi voi, chiedo il parere degli esperti, voi che siete esperti. Apriamo le prossime bustine. Andiamo a vedere subito il contenuto di queste bustine da edicola. Le ho trovate in edicola, le ho pagate 3,50€ e sono dedicate ai cuccioli della Barbie. Sono morbide, tenere, tutte da accarezzare. Infatti all'interno c'è un cucciolo floccato più un mini book. Guardate com'è bella l'immagine della bustina con Barbie che abbraccia il suo cucciolo e poi tanti altri cuccioli sotto. Credo che dentro ci siano questi 8 cuccioli da collezionare e niente, qua sopra c'è Barbie con le sue amiche. Andiamo ad aprire, qui c'è l'apertura facilitata. Ok, e guardiamo che cosa ci esce. Oh, che carino, è crunchy. Oh, anche il collare di Barbie. Wow, sono fatti benissimo. Dunque, è veramente morbidissimo, super morbido. Wow, che carino la coda!
Delizioso. No, però diamogli un altro nome. Sennò tutti quanti avremo lo stesso cane con lo stesso nome. Scatenatevi coi commenti. Primo cane, come lo chiamereste? All'interno c'è anche questo libricino dove vediamo un po' che cosa c'è. Ah, ci sono tutti i cagnolini e tutti gli animaletti. Infatti ci sono anche il coniglietto, speriamo di trovarlo. E ci sono le descrizioni degli animali. Per esempio il mio è un cagnolino tutto pepe. Il suo dolce musetto e gli occhietti languidi ingannano tutti. Sotto sotto nasconde un bel caratterino tutto pepe. Non ve li leggo tutti perché sennò vi tolgo la sorpresa. E qua ci sono alcuni giochi che si possono fare. Molto molto carino. Andiamo avanti e voglio ricordarvi ancora una volta, per chi non l'avesse fatto, di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. E se avete voglia di qualche video in particolare, mi raccomando, lasciate sotto un commento, così vedo di accontentare tutti. Allora, vediamo qua. No, carinissimo. Ha un colore veramente particolare. È molto molto tenue. E guardate gli occhi buffissimi. Super tenero. Ma il musetto sembra un pochino cancellato. Vedete? Cioè, veramente molto 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 poco disegnato rispetto a quello del suo amichetto. Sempre super morbido. È molto molto bello. Lungo. Anche qua l'orecchio è un po' rovinato, però nel complesso è molto carino. Sicuramente con la matita andrò a ritoccare il musetto, però, perché il naso, il tartufo non gli si vede e mi dà un po' fastidio perché voglio che respiri. Insieme sono deliziosi. In questo caso guardiamo un po', sì, il libricino è identico e mi sembra che anche il gioco sia uguale. Potevano cambiare gioco da cucciolo a cucciolo. E apriamo l'ultimo, vediamo un po'. Allora, mi piacerebbe tanto trovare il coniglietto, però credo che non sia il coniglietto attatto. Allora, sbattiamo bene e andiamo a vedere che cosa esce. Wow, dolcissimo. Ma quanto sono carini questi cagnolini. È veramente molto 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 bello. Tenerissimi. Guardate, con la codina, dolcissimi. Sono proprio dolci. Sono fatti, lo vedete, molto molto dettagliata. La forma è fatta benissimo. Ditemi però voi che cosa ne pensate. Guardiamo se questa volta c'è qualche differenza nel libretto. No, anche questa volta il libretto è identico. Ah, ci sono anche le soluzioni. No, se no vi tolgo il gusto di farlo. Ecco qui che cosa ho trovato oggi. Mi raccomando, se avete voglia di dare dei nomi a questi animaletti, potete tranquillamente farlo e aiutatemi a ricordare chi è questo pony con precisione, perché ho paura di non ricordarlo e vorrei essere sicura. Il video si chiude qui, però vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like se il video vi è piaciuto e io, prima di salutarvi, come sempre, prima vi stringerò di affetto. Ciao, ciao ragazzi, ciao!